i valori della destra, i valori, la destra, Giorgia Meloni, non so se mi spiego. Allora, questo video è intitolato I valori della destra, perché ho assistito a un simpatico dibattito televisivo tra due direttori di giornali, uno si chiama Labini e l'altro Giannini. E Giannini difende i valori della sinistra e Labini difende i valori della destra. E che fa Labini? Labini difende i valori della destra. E ascoltatemi bene, Labini è direttore di un giornale, va bene? Come Massimo Giannini, che è direttore del quotidiano La Stampa. Giannini difende i valori della sinistra, Labini difende i valori della destra. E Labini, che difende i valori della destra, rimprovera a Massimo Giannini che la sinistra è globalista. Labini, che difende i valori della destra, dice in televisione, rimprovera Giannini dicendogli: ehi là Giannini, ma guarda che la sinistra è globalista. E sentiamo le loro stesse pirole, cari, sentiamo, cari amici. Con la destra, perdonami. Perché lo sappiamo, ma lo sappiamo. Perché? Ma perché infatti la municipalità è cominciata ma lo sappiamo, però oggi Russia, la sinistra è globalismo. Oggi la sinistra, ma non è solo... Capito? La sinistra è globalismo. Senti Labini, tu che difendi i valori della destra, tu com'è che nel corso della trasmissione continua a dire che i valori della destra stanno nell'identità, nella sovranità dei popoli, identità. E perché non dici che i valori della destra stanno in chiesa, patria e famiglia? Ma dire chiesa vuol dire cristianesimo cattolico. Cattolico vuol dire universale. E se i valori della destra stanno in Dio, patria e famiglia, caro Labini, di quale Dio parliamo? Parliamo del Dio del cristianesimo cattolico. E il cristianesimo cattolico è globalista, ma non lo sapevi? Ma che non hai studiato il greco? Sai cosa vuol dire chiesa cattolica? Cattolica vuol dire universale, vuol dire globalista, vuol dire universale. Dio, patria e famiglia, che dovrebbero essere i valori fondanti della destra, no? Almeno Giorgia Meloni si presenta così. Sono una donna, sono cristiana, non mi dico. Cosa vai a rimproverare alla sinistra di essere globalista, di essere per il globalismo? Ma pure voi della destra, dovreste essere globalisti, perché la destra, dire destra vuol dire chiesa, patria e famiglia. La chiesa è la chiesa cristiana cattolica, e il cattolicismo è globalista. È globalista, ma non lo vedi che ci stanno i vescovi e i cardinali di colore nero? Ma non li vedi, Labini, non li vedi in televisione i vescovi e i cardinali di colore nero? E non lo vedi che stanno pure i parroci in Italia e in Europa di colore nero, cioè che vengono dall'Africa? È globalista, la Chiesa è globalista. Allora cosa vai tu, Labini, a rimproverare a Massimo Giannini dicendogli la sinistra è globalista, la sinistra vuol dire globalismo? Ma se i valori, perché non lo citi tu, cristianesimo cattolico, tra i valori della destra? Perché non lo citi mai? Che fai? Citi quello che te pare? Labini, citi quello che te pare? Ma non è Giorgia che dice sempre chiesa, patria e famiglia?
Chiesa, patria e famiglia. La Chiesa, quale Chiesa? La Chiesa cattolica. Cattolica vuol dire universale. È più, che non c'è nulla di più globalista della Chiesa cattolica. Non li vedi i cardinali, i vescovi, i monsignori, i prigionieri, che siamo pieni, che vengono dall'Africa, o già dall'Indocina, vengono dall'Indocina, o vengono dall'America centro-meridionale. Ma che? Ma te le devo dire io? Labini? Io sono questo qua, sai, Labini? Io sono questo qua, sai, Labini? Come non si scherza, sai, Labini? Come non si scherza mica, sai? Guarda chi sono, Labini. Ma tu le lette le mie opere, Labini? Lei lette? Ecco le quali mie opere, Labini. Questa mia opera è appena uscita adesso, qualche mese fa, e sta in tutte le librerie italiane, Labini. È un romanzo storico, è ambientato tra il 1200 e il 1250 d.C., ai tempi del grande imperatore Federico II di Svevia. Svevia, come stavo, 40.000. Vabbè, Labini, dai, fammi pervenire il tuo preciso recapito postale, Labini, e io ti farò pervenire a mie spese una copia di questa mia opera, questo romanzo storico. Guarda che bello che è, Labini. La logica, dove l'hai messa la logica, Labini? Te la sei messa sotto i piedi, la logica, Labini? Va bene, Labini, caro, ti voglio tanto bene, Labini. A te, Labini, e a tutti voi, Massimo Giannini, tanti cari saluti da la cometa dell'imperatore.